Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'intervista speciale. Questa volta ci occupiamo di musica e lo facciamo con il cantautore salentino Luigi Mariano, che è da poco tornato sulle scene con la pubblicazione di un nuovo disco e a cui do subito il benvenuto. Buonasera Luigi. Buonasera a te. Dunque, io ti ho dato del cantautore, ma a te piace questa definizione perché a molti magari sta un po' stretta, molti invece sentono il peso della parola cantautore. A te piace, ti ci No, a ritrovi? me piace moltissimo, non so perché c'è questa tendenza infatti a vederla come una parola un po' non solo desueta, ma anche cacofonica a volte. Invece a me piace molto, semplicemente perché rende molto bene l'idea, cioè qualcuno che scrive le sue canzoni e se le canta da solo. Mi sembra molto letterale, molto. E credo che uno dei motivi per cui non piace molto la parola è che perché spesso viene associata a qualcosa di più politico, più ideologico, quindi legato a un certo mondo anche musicalmente più scarno e potenzialmente più noioso. Secondo me invece questa parola deve semplicemente essere interpretata per quello che è, cioè qualcuno che si scrive le sue canzoni e se le canta. Tu nasci nella prima metà degli anni 70 in Puglia e ti trasferisci ben presto a Roma, sei qui ormai da parecchi anni. Ti chiedo che cosa ti ha portato principalmente nella capitale e cosa ti ha anche portato poi a rimanere qui a Roma dove vivi in pianta stabile. Ma quelli del sud in genere, parlando con tutti i miei amici, anche non soltanto salentini, ma anche siciliani e calabresi in particolare, e sono proprio attratti dalla capitale, è una cosa incredibile. Proprio è il modo attraverso il quale molti del sud cercano un riscatto, trovare una propria identità e soprattutto un crescere, no? Quindi già questo ce l'avevo già da piccolo perché me l'aveva un po' inculcato anche un po' mio padre, appunto il tutto è derivato da questa mentalità del sud, tra l'altro anche tenera se vogliamo, no? Vedere la capitale comunque un punto di riferimento per la propria crescita personale, perché è un po' il centro del mondo, caput mundi, no? E questa come premessa. E poi c'è stato il fatto che io ho voluto intraprendere degli studi medici perché avevo questo modello che era Enzo Iannacci, che doveva Grandissimo. medico e cantautore. Tra l'altro ce ne sono anche tanti altri, c'è Mimmo Locasciulli. Però è Iannacci era quello. Tant'è vero che quando io ho scelto questa strada della medicina a 19 anni, scrivendo canzoni già da un po', avendo anche la mia band nel Salento, tutti mi hanno associato al nome di Iannacci. Cioè, Luigi vuole fare come Iannacci. Quindi Iannacci è ritornato nella mia memoria. Cioè, c'è qualcosa che ha a che fare molto con me, Iannacci, ce l'ho proprio nel cuore, no? Che città è Roma per uno che deve scrivere, che deve comporre a questo punto nel caso tuo? È una città che è ambivalente perché ha quell'aspetto meraviglioso, artistico, proprio il fatto che è così popolata, così ricca di fermenti che ti stimola tanto. Io ho ricevuto tantissimo da questa città e sono cresciuto attraverso gli incontri, no? Quindi questa cosa è fondamentale, soprattutto a 20 anni, quando tu arrivi dai 20, 25, arrivi ai 30, quell'età lì è veramente importantissima. Quindi questo mi ha dato tanto, eccetera. C'è purtroppo l'altro aspetto che tutti conosciamo, ossia dello stress cittadino, del traffico e di tutto il resto. Tant'è vero che per registrare questo secondo disco io mi sono appartato nella campagna di Genzano. Dove anche vivi o sbaglio? Sì, vivo, sì, nella campagna di Genzano, anche se in realtà poi vado su e giù fra Salento e Lazio, no? Però comunque per registrare il disco, dato che il disco è stato registrato ad Albano Laziale, ho preferito stare in campagna e quindi andare a Roma ogni tanto quando serviva, no? E allora eccolo qui il tuo nuovo disco che si intitola Canzoni all'angolo, che è uscito da pochi giorni, un tuo ritorno sulle scene, quindi dopo 6 anni di silenzio, perché Asincrono, se non sbaglio, usciva nel 2010. Insomma, che cosa si può dire di questo album? Beh, questo è arrivato dopo 6 anni molto intensi della mia vita in cui proprio questi 6 anni sono stati divisi in due, a metà. Nei primi 3 anni di live intensi, ho girato ovunque. I 3 anni successivi purtroppo ho avuto delle cose abbastanza pesanti nella mia vita, lutti familiari molto grossi, che dato il mio senso di responsabilità molto forte, mi hanno stimolato a ritornare un po' nel Salento per risolvere questi equilibri familiari un po' sconquassati. E che mi hanno impedito di essere così abbastanza sereno nel continuare a scrivere le canzoni che già avevo cominciato, no? Qualche anno prima. Quando hai cominciato a scrivere le prime canzoni che poi sono finite in questo disco? Cioè, ci sono anche dei pezzi che risalgono al primo album?
Allora, nel primo CD, quello che ho fatto 6 anni fa, sì, erano canzoni che avevo pescato un po' da 20 anni di musica, no? Venivo dagli anni 90, una era addirittura nel 96, l'altra del 99, poi nel 2006. Ho fatto una specie di summa di tutto quello, anche a livello musicale, è molto più vario il primo disco, c'è reggae, pop, folk, blues, rock, c'è un po' di tutto. È giusto, il primo disco è così, vuoi mettere tutto sì, quello cioè, che hai. Sì, condensa un po' di esperienze diverse. Questo secondo disco invece è stato scritto in un periodo molto più ristretto, dal 2011 al 2015, in questi 4 anni. In questi 4 anni, e quindi risente molto di periodi un po' più stretti, appunto, di scrittura, e quindi anche a livello generale, secondo me, musicale, è più compatto, nel senso che c'ha fondamentalmente due filoni, cioè il filone più rock e il filone molto morbido di ballate intimiste e molto introspettive, che poi sono le canzoni a cui sono più legato, devo dire. E infatti è un disco anche molto, appunto, dinamico, pieno di elettricità, sì. Merito anche degli ottimi musicisti che ci hanno suonato. Allora, innanzitutto è merito di un grandissimo arrangiatore, musicista e chitarrista che si chiama Alberto Lombardi, che io ringrazierò sempre, perché Alberto Lombardi, oltre ad arrangiare il disco, a suonare tutte le chitarre e a dirigere un po' il lavoro, no, assieme a me, è quello che mi ha dato vitalità in questo disco. Io gli ho chiesto, vengo da un periodo molto duro, ho scritto molte canzoni anche molto introspettive e malinconiche, vorrei che tu mi rendessi vivo questo disco, voglio un disco potente, voglio un disco rock che abbia dei momenti di grande intimismo, però che dimostri vitalità, che dimostri il mio amore per la vita, no? Perché dai lutti poi si arriva alla rinascita, ecco, questo quindi è un disco anche un po' di rinascita, di ribellione catartica quasi, ecco. Sono molto contento di come è uscito, i musicisti che sono intervenuti sono tanti, tantissimi, e che hanno collaborato veramente con grandi. C'è Alex Valle, ad esempio. C'è Alex Valle, che da 10 anni con De Gregori, che mi ha fatto una pedal chitarra stupenda, un mandolino, ma ce ne sono tanti, Mario Gentile al violino, poi la base, Primiano Di Biase, alla tastiera Hammond e fisarmonica, un musicista strepitoso, per Paolo Ranieri, musicista di Paolo Turci e di Massimo Ranieri, e Marco Rovinelli alla batteria, che è il batterista di Samuele Bersani, e, insomma, una grande band, grandissima band, io non sono senza parole per quello che mi hanno dato, bravissimi, e poi tutti gli ospiti. E poi ci sono appunto anche due duetti importanti, non possiamo non parlarne, ovvero Simone Cristicchi e Neri Marco Re, come hai fatto a portarli in questo tuo lavoro? Ecco, non è facile coinvolgere artisti non soltanto più famosi o comunque di quel livello, ma soprattutto artisti impegnati, perché uno non ci pensa, dice vabbè, come hai fatto a raggiungere perché sono famosi? Sì, ma c'è anche il fatto che loro sono iper impegnati, non hanno un minuto veramente di tempo. Quindi questa cosa mi inorgoglisce, perché io sono riuscito a incastrare questi interventi anche all'interno di loro impegni molto pressanti e gravosi. Allora, con Simone Cristicchi è diverso, perché comunque è un mio amico da 13 anni, ci siamo conosciuti proprio all'inizio quando giravamo i localini della capitale a San Lorenzo, da lì siamo diventati molto amici, cene insieme, l'ho incoraggiato in tutto il suo percorso, poi piano piano ho cominciato a farlo anch'io, anche lui mi ha incoraggiato, siamo molto legati, è un artista dirompente, eclettico, versatile, adesso col Teatro Civile sta facendo delle cose gigantesche, glielo dico sempre. Quindi con lui è stato un po' più facile, perché comunque c'era anche una mezza promessa passata di questo suo intervento in questo disco. Poi c'è anche un cantatore salentino in questo disco, che è uno dei più grandi cantastorie del Salento, che si chiama Mino De Santis. Chi conosce, chi viene nel Salento l'estate lo sa, le piazze sono piene così di persone attente a quello che lui racconta nei suoi testi, che sono dei bozzetti spettacolari della mia terra. E poi c'è questo intervento di Neri Marco Re, c'è anche Nina Monti, scusami, la cantautrice. Tra l'altro è vero, ci siamo Nina Monti, la cantautrice che è stata molto gentile e umile, perché pur essendo cantautrice, io l'ho chiamata come corista, ho detto guarda Nina, mi servono dei cori femminili in questo brano, perché, e lei con molta grande umiltà è arrivata e mi ha supportato. E poi dicevo di Neri Marco Re, che io ho conosciuto nel 2007 in un locale, perché suonavo con la mia band, però non è successo niente, nel senso che l'ho visto, ci siamo scambiati così una stretta di mano e via. Successivamente poi l'ho incontrato a cena e mi sono accorto che aveva nel suo cellulare le mie canzoni del primo disco. Questa cosa mi ha molto emozionato e stupito, perché da quello che ho potuto poi capire, Neri è una persona, oltre che di grande sensibilità e talento, anche un grandissimo intenditore di musica, tant'è vero che se tu ci parli con Neri Marco Re,
puoi arrivare a parlare di qualsiasi cosa, lui ti sa dire tutto. È veramente un grande appassionato. Quindi gli ho proposto questa cosa, perché ho visto che aveva le mie canzoni, ho detto a questo punto mi stima veramente tanto. E lui ha accettato subito e abbiamo fatto questo bellissimo duetto che poi è la canzone che dà il titolo, che dà il titolo all'album, giusto, che si chiama Canzoni all'angolo. Io sono partito dalla voglia di raccontare gli artisti di nicchia e darle loro dignità, da quelli delle metropolitane a quelli che stanno per strada, a quelli semplicemente che non sono riusciti a raggiungere un successo che magari speravano. E da questa idea che ho avuto all'inizio, quindi dare dignità a questi artisti, mi sono allargato un po' a parlare un po', secondo me, nel brano e anche un po' nel disco, di tutti quelli che, non soltanto artisti, ma anche altre persone che appunto vivono con dignità, con un profilo anche basso, la propria vita, però con grande anche densità. Luigi, noi siamo praticamente in chiusura, però non posso non chiederti, perché il 25 maggio scorso, se non ricordo male, sì, c'è stato un concerto importante al Mon Club, a cui hanno preso parte anche Simone e Neri. Sì. Non posso non chiederti che serata è stata, e poi ti chiedo anche se ci sono, almeno per l'estate, altri concerti in programma, a Roma e non solo. Allora, la serata al Mon Club è stata ovviamente una delle più belle che io possa ricordare del mio percorso artistico. È stato molto difficile organizzare tutto già da prima, però è stato un grande orgoglio per me riuscire a gestire tanti grandi artisti, perché mi sono accorto da subito che dovevo prendere in pugno la situazione. Io sono una persona molto riservata, non per niente ho scritto canzoni all'angolo, no? Proprio, io sono proprio molto riservato, quindi anche non mi piace neanche avere, no, quel polso esagerato da generale, no? Però in quella situazione mi sono accorto che ho dovuto prendere molte decisioni anche al momento, che mi hanno fatto molto crescere, devo dire, perché poi appunto avevo a che fare con grandi musicisti, grandi artisti. È stata una bellissima serata di grande affetto, tantissimi dischi venduti, credo un centinaio di dischi, e tante dediche alla fine, tanti abbracci, tante foto, tantissime emozioni. Quindi questa è stata la serata. Per concludere, invece, l'altra domanda era se ci sono altri appuntamenti, almeno nell'immediato, in estate, se girerai un po'. Allora, la mia estate sarà molto adesso, fra una decina di giorni, 15 giorni, torno in Salento, perché il Salento diventa il centro d'Italia lì l'estate, non si sa com'è possibile, ci sono tante piazzette, quindi girerò tantissimo lì e tornerò nel Lazio probabilmente in autunno e comincerò a fare delle cose in autunno. Sono già stato invitato a suonare da qualche parte. A Rapsodica, ecco, non volevo dirlo, che non si poteva dire, però Rapsodica mi ha già invitato, forse faremo qualcosa, e quindi tornerò in autunno a Roma, e insomma per me è un punto di riferimento assoluto questa città. Benissimo, noi siamo quindi veramente in chiusura. Luigi, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti faccio un grande in bocca al lupo per il percorso che farà. Grazie. Questo album, lo ricordiamo, Canzoni all'angolo, il nuovo disco, il secondo disco in studio di Luigi Mariano. Grazie ancora per essere stato qui. Grazie a voi. E grazie a voi per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni, alle prossime puntate di l'intervista speciale. Arrivederci.